festeggiamenti in onore del cardinale Sirleto. Festeggiamo infatti il cinquecentenario della nascita del cardinale Sirleto, nato nel 1514, nato a Guardavaglia, e quindi questo sarà un evento molto importante per il nostro paese, un personaggio molto erudito, colto, un personaggio che quindi dà anche lustro alla nostra comunità. Lo scopo di questa conferenza di oggi è soprattutto quello di illustrare quello che sarà il percorso e gli incontri che si realizzeranno nel mese, a partire dal mese di maggio. Si illustreranno tutti quelli che saranno gli eventi in onore del cardinale Sirleto. Questi eventi sono stati organizzati con anche la collaborazione oltre che dell'amministrazione comunale, della Proloco, della regione, oltre che ad avere poi il lustro anche della partecipazione di personaggi del Vaticano e della Chiesa. Quindi adesso oggi con il sindaco, con il presidente della Proloco di Guardavalle, illustreremo quello che sarà questo percorso di festeggiamenti. Passo infatti la parola al sindaco. Allora, buongiorno a tutti. 2 maggio 2014, come ha già inserito nel discorso di questa mattina la nostra Presidente del Consiglio, oggi ufficialmente partono queste iniziative dedicate al nostro cardinale Sirleto. Iniziamo proprio con questa giornata divulgativa per far conoscere alla gente il lavoro che si è svolto e soprattutto quello che si farà in questi mesi fino al 31 dicembre 2014. Allora, i ringraziamenti d'obbligo alla Regione Calabria, in particolare all'assessore regionale Mario Caligiuri per la sua grande disponibilità e vicinanza per questo evento storico-culturale. È uno dei 3 eventi importanti di questo 2014 che la Calabria e Guardavalle ricorderà. Quindi ringraziamenti dovuti anche e soprattutto alla nostra Proloco di Guardavalle, al presidente Mimmo Guido, alla vicepresidente Esther Montepaone, ma diciamo a tutto il direttivo per l'impegno che hanno voluto dare per completare, per migliorare, per dare qualità e lustro a questi eventi che si svilupperanno in questo anno 2014. Allora, si è iniziato innanzitutto con un comitato scientifico che è stato predisposto e quasi condiviso dalla Regione Calabria e dal Comune di Guardavalle. Quindi un unico comitato scientifico con la scelta a presidente di questo comitato scientifico è il professor Benedetto Clausi, docente universitario della Calabria. Un comitato scientifico formato da 10 persone, dove ci sono figure importanti come il nostro vescovo Vincenzo Bertolone, c'è Bernardo Ardura, reverendissimo, che è scelto da Roma per far parte di questo evento, e poi il nostro sacerdote Don Angelo Comito, la professoressa Elisa Vermiglio, il professor Pietro De Leo, il professor Santo Luca e il professor Domenico Dedi. Un comitato che ufficialmente prenderà mano a questi eventi il 9 maggio qua a Guardavalle, dove ci sarà proprio questo convegno a cura della nostra parrocchia, del vescovo, della regione, quindi questo 9 maggio dove avremo questo convegno importante. E quindi ufficialmente a questo programma che oggi con il Presidente illustreremo ci saranno altri eventi che saranno poi anche scelti dal comitato scientifico. Tante cose si faranno, abbiamo anche coinvolto la scuola, la chiesa, la Proloco, le congreghe, insomma tutte quelle figure importanti che esistono sul territorio, sul nostro territorio, per poter migliorare e sicuramente dare qualità a questi eventi. Che dire, abbiamo lavorato tanto, oggi diamo questo inizio
a queste cose organizzate tutte per il nostro cardinale. Ci sarà anche una targa ricordo, ci sarà dei lavori fatti con la scuola, ci sarà anche l'annullo filatelico giorno 7 maggio, ci sarà l'infiorata che coinciderà anche con la festa patronale, ci sarà una serata musicale di concerto di musica classica appunto dedicato al cardinale Sirletto, e poi ci saranno anche altri aspetti importanti come quella del 13 d'agosto con le notti vaticane, sempre sviluppate nell'area dove il cardinale Sirletto aveva iniziato anche a creare una struttura mastodontica per quello che lui aveva in mente di fare, però poi purtroppo la sua volontà di andare a Roma e al Vaticano poi è rimasta un'incompiuta. Abbiamo poi anche due viaggi a Roma, andremo a visitare la chiesa di San Lorenzo in Panisperna, dove ci sono i resti mortali del nostro cardinale Sirletto, e poi coinvolgeremo anche i nostri cittadini guardavallesi che sono a Roma, quindi faremo anche là un convegno dove li inviteremo, e soprattutto poi concluderemo questo evento con l'incontro con il Papa. Sarà sicuramente l'atto finale e più emozionante che potremmo ricevere da parte del nostro amato Papa, per poi concludere quindi questo percorso dedicato al nostro cardinale con questo evento straordinario. Io voglio ringraziare la possibilità, i giornalisti presenti, Tele Ionio, Guardavalle Online, per la loro presenza, per poter anche un attimino far arrivare nelle vostre case anche questa conferenza stampa di questa mattina. E quindi passo la parola al presidente Mimmo Guido, presidente della Proloco, per andare anche sul concreto e sul lavoro che si farà in questi giorni. Grazie. Buongiorno a tutti. Prima di tutto volevo congratularmi con l'amministrazione comunale, che dopo tanti anni per la vostra a braccetto in un evento di questa portata. La cosa che voglio precisare è una: io spero che questo evento del cinquecentenario del cardinale Sirletto diventi per Guardavalle, perché noi dobbiamo cercare insieme al Comune, insieme a tutti gli enti che hanno collaborato con noi, far diventare questo evento un evento, non dico regionale, ma quasi. E posso passare a un po' del dettaglio di quello che andiamo a fare, che ho fatto quasi già tutto il sindaco, perché per noi che è diventato il programma la programmazione principale di quest'estate, di questo anno, sarà sul cardinale Sirletto. Si parte con, la settimana da domani, diciamo, a consegnare perché devo ringraziare in modo particolare Esther Montepani che l'ha realizzata, a consegnare la brochure che abbiamo realizzato per le scuole, per la scuola elementare, le nostre scuole, perché vogliamo far entrare il Sirletto, per poterlo divulgare, perché il nostro obiettivo è quello, divulgare il Sirletto a Guardavalle, a cominciare con i bambini, quindi con le scuole. Quindi dal 3 maggio, da domani diciamo, si comincia a fare questa distribuzione, per poi continuare con l'annullo filatelico, quello che abbiamo tenuto in particolar modo, in quanto era l'annullo filatelico è stato già iniziato dalla Proloco, con l'allora ex presidente Ritano, dottor Ritano, e l'assessore anche allora al turismo, dottor Rioi, con la centinaia della morte. E l'annullo filatelico perché per noi è una cosa che rimane come impronta. Poi si passerà perché parliamo del Sirletto, che è stato un personaggio che ha dominato il XVI secolo dal punto di vista sia culturale che ecclesiastico. Infatti lui è stato nominato come si dice, è responsabile della Biblioteca Vaticana. Infatti per questo, ecco, noi vogliamo rinnovare gli eventi che lui ha prodotto in questi anni del XVI secolo, notte vaticane il 13 di agosto. Poi continueremo con il 15 ottobre l'annullo del calendario gregoriano, perché dobbiamo, l'altra cosa importante che ha fatto il Sirletto è che è stato il presidente della commissione che ha approvato il calendario gregoriano realizzato da due calabresi, Luigi Gilli. Continueremo poi con, come diceva anche il sindaco, con un viaggio a Roma per onorare
sempre il Sirleto nella chiesa Giovanni Sperma, e anche lì combineremo con una conferenza stampa o a Latino o per entrare nel dettaglio o a Lanzio o a Nettuno, dove abbiamo una leggera persona dei nostri concittadini, per dare lustro a questo signore che secondo me ha caratterizzato gli eventi di quel secolo. È stato il personaggio che è stato proposto per 3 volte alla candidatura di Papa, e non ha raggiunto l'obiettivo, in quanto ce ne sono stati, poi lo spiegheranno il comitato scientifico che ha nominato il classore Caligiuri, per motivi per congetture e varie questioni politiche di quell'epoca. Perché per Bernardo era un vanto, secondo me, poteva vantarsi di avere un cardinale, un nostro concittadino, ad essere il capo della Chiesa romana. Io con questo mi auguro che noi, come guardavallesi, partendo da questo evento, diamo lustro al nostro concittadino, ma anche alla nostra cittadina. E per questo auguro un buon lavoro e un buon proseguimento ai lavori che andremo a svolgere da oggi in poi. Grazie. Nel momento in cui siamo stati convocati dall'assessore Caligiuri, perché voglio ricordare che l'evento del Cardinale Sirleto è uno dei 3 eventi più importanti del 2014 della Calabria, l'assessore Caligiuri mi ha proposto il discorso di fare un unico comitato, perché dobbiamo raggiungere un unico obiettivo, che è quello della buona riuscita di questi eventi. E quindi un unico comitato scientifico dove ci sono nominativi scelti dall'amministrazione comunale e nominativi scelti dall'assessore. Quindi ci sono 10 persone, 10 illustri professori, illustri storici, con a capo il professore Clausi, che è lui il presidente del comitato scientifico. Ecco, voi nella conferenza stampa avete evidenziato che punta moltissimo proprio su questa manifestazione. Sì, è un programma che noi avevamo già iniziato con la Proloco nella quarta centenaria della morte di Sirleto. Vogliamo continuare anche quest'anno con il 500°, in quanto riteniamo che questo personaggio, questo nostro concittadino, debba avere il lustro per dare alla nostra cittadina, al nostro paese, la rilevanza che merita, perché non dobbiamo dimenticare che Sirleto è stato un uomo di cultura. A proposito di questo, ne approfitto pure, collegando al discorso essendo del comitato scientifico, di poter intitolare a Guardavalle una biblioteca comunale a Sirleto, in quanto lui era il presidente e rettore della Biblioteca Vaticana, e quindi istituire a Guardavalle e approfittare nel comitato scientifico che abbiamo in essere quando sarà insediato il 9 maggio, a poter produrre a chi ne ha, più ne ha più ne mette per quanto riguarda Sirleto a Guardavalle, quindi approfittando di questi professori, di questi luminari che sicuramente saranno di aiuto alla nostra cittadinanza, per poter mettere in rilievo, oltre l'evento, anche la cultura del nostro paese, per poter dare al nostro paese un discorso dal punto di vista dello svolto culturale, sociale e, perché no, turistico. Lei ha anche evidenziato che per 3 volte il Cardinale Sirleto è stato candidato a Papa. Sì, infatti leggendo qualche libro, perché non sono esperto, però dobbiamo dire che il nostro concittadino è stato proposto 3 volte alla carica del pontificia, prima da Carlo Borromeo, e ha avuto nel Farnese, in quella occasione, alla prima sua candidatura, dove ha avuto il Farnese che l'ha un pochino ostacolato, dicendo che appunto, essendo un grande conoscitore di lingua latina, greco ed ebraica, lui parlava queste lingue come parlava la sua lingua, diceva che non era pronto per affrontare il pontificato perché era impegnato in questi studi, cosa che per lui aveva smentito quando è stato nominato vescovo a Squillace, ha saputo dirigere questa curia in modo eccellente. Poi la seconda volta ha avuto il contrasto degli spagnoli, perché anche se lì è stata un po' una congettura che gli spagnoli l'avevano proposto, i francesi per ripicca hanno votato contro. Poi la terza candidatura è stata portata per la terza volta, ha avuto il problema dell'età e della malattia che l'hanno tenuta. Se noi avremmo avuto un nostro illustre cittadino a capo della Chiesa Romana, che per guardare sarebbe stato veramente un grande lustro, un grande vanto.